È un contesto sempre più digitale quello che affrontano le nuove generazioni. Didattica a distanza per la scuola, distanziamenti sociali che costringono a stare in casa e dirottare amicizie e conversazioni in modalità virtuale. Sicuramente un aiuto, ma come abitare in modo positivo il digitale? Per questo è nato un corso organizzato dal Centro Territoriale Supporto alla Disabilità. È rivolto ad alunni della scuola primaria, secondaria, genitori e docenti. Quali sono le tematiche che saranno affrontate? Quali saranno gli argomenti? Un primo step è di carattere educativo, pedagogico-educativo, ovviamente commisurato al pubblico. Per esempio sono dei lavori fatti con le classi della primaria o quelle della secondaria, con i docenti, gli aspetti educativo-didattici che coinvolgono anche nel mutamento proprio del tipo di apprendimento che hanno i bambini e i ragazzi, e con i genitori anche un accompagnamento a capire quali sono questi mutamenti. Questo è l'argomento dell'incontro di stamattina. Il 16 marzo si terrà il secondo, che affronterà l'aspetto psicologico sull'utilizzo intensivo del digitale, e infine il 23 e 24 marzo sull'aspetto giuridico, libertà e responsabilità dell'utilizzo del mondo digitale. Abbiamo cercato di capire l'obiettivo che accompagna tutto il corso. È una maggiore consapevolezza, intanto, dell'inclusività che è necessaria per queste nuove tecnologie, la conoscenza anche dei nuovi ambienti con i quali i bambini e gli adulti si confrontano quotidianamente, all'interno e all'esterno della scuola, e anche dare delle strumentazioni a tutti e a ciascuno per poter comunque beneficiare di queste tecnologie. L'immersività, dicevamo prima, comporta anche un mutamento negli atteggiamenti e negli apprendimenti. Anche questi sono passaggi non indifferenti che noi, che rappresentiamo l'ultima generazione degli immigranti digitali, quindi insieme anche ai genitori, dobbiamo far transitare in maniera idonea a questi nativi digitali, cioè non può sparire il libro a favore del telefono o viceversa, ecco, proibire assolutamente il telefono in nome del libro. Ecco, questo è probabilmente un passaggio epocale, perché la scuola in questo senso è veramente la colonna portante di questo passaggio.